Alberto Magnaghi già lo conoscete perché ha già partecipato ad altre iniziative nostre, architetto, urbanista, fondatore della Società dei Territorialisti sia in Italia che in Francia, con al centro una preoccupazione importante per i territori, le loro trasformazioni, in un'accezione anche attenta ai luoghi. Cosa non ovvia perché il lavoro di Magnaghi si articola in maniera molto concreta in aree come quella della Toscana in Italia e a Bordeaux in Francia più specificamente. Ma insomma stasera qui però gli abbiamo chiesto un altro tipo di contributo, dobbiamo a lui e alla sua equipe un lavoro importante che sta per essere ereditato dalla casa editrice del River Prodi, e che è inerente ai quaderni del territorio a cui io personalmente devo buona parte della mia formazione, buona parte della mia tesi di laurea ai tempi, un approccio, come ho già avuto modo di dire, metodologico al modo di investigare le trasformazioni sociali, territoriali, politiche ed economiche dell'abitare urbano, e un po' con lui insomma speriamo di offrire a tutti un iter che è stato un modo altamente innovativo in Italia di fare ricerca con un'esplorazione che non si limitava all'inchiesta ma era anche in grado di formulare nuove interrogazioni. A me la parola paradigma non piace troppo, per cui preferisco usare questa, e che rimane un metodo ancora oggi attivo. Io credo che sia stato una di quelle metodologie che abbia offerto uno strumentario di operare sulle trasformazioni urbane, territoriali, sulla composizione di classe, che insomma non ha avuto tanti equivalenti. Accanto a me, alla mia sinistra, c'è Marco Assennato, che è un filosofo di filosofia politica, ma che si interessa da lungo tempo di architettura anche, credo nell'accezione molto simile a quella espressa per Alberto, e quindi con lui proseguiremo una riflessione su questa dimensione di interrogazione, però vedendo come ancora oggi questa è una metodologia attiva sul presente che non si è esaurita in una fase. E poi per quanto mi concerne cercherò di fare insieme a loro e a Roberto, che è stato preziosissimo collaboratore e stimolatore di riflessioni, un po' il punto su quello che è la configurazione delle città slam ipotizzate, indagate da Mike Davis, ma anche quello che è stato il fenomeno della città diffusa in Italia e come queste oggi siano declinazioni molto variate ma assolutamente dentro una tendenza di trasformazione dei territori, dell'abitare, delle marginalizzazioni ben indagate da Saskia Sassen. Darei la parola ad Alberto Magnaghi. Voglio dire che oggi mi occupo di come combattere l'urbanizzazione del mondo che sta galoppando a velocità che non conoscevamo e che forse e che è prodotta dalla una nuova fase della tragedia dei colonos, vale a dire di espropriazione di comunità contadine in Africa, in Asia, e che vengono venduti i loro terreni da multinazionali cinesi o di altra natura, che coi governi nazionali vendono ciò che non possono vendere, cioè beni comuni, eccetera. E quindi io attualmente mi occupo di contrastare con i miei progetti di bioregioni urbani, di ricostituire un'opposizione a questo processo di globalizzazione che da tutti i commentatori è dato come ineluttabile, cioè non c'è nulla da fare, dobbiamo agire dentro questo processo. Io non credo che si debba accettare questo destino del mondo, perché è un destino ecocatastrofico, sociocatastrofico, che non ha soluzioni, ma stasera sono stato convocato per tornare indietro alle origini della città fabbrica, cioè della nostra
trasformazione del territorio italiano da un territorio complesso di città, di reti di città. Noi siamo al 70, circa 66-70%, secondo consideriamo l'alta collina, la montagna, eccetera, un territorio di montagna. E Paolini dice una frase molto bella: siamo, Paolini è un regista che conoscete, siamo un popolo di montagna che si crede di pianura, perché questo è successo dal dopoguerra ad oggi, cioè un processo di spopolamento di tutto l'arco alpino appenninico per produrre un modello insediativo metropolitano di pianura che riguardava prima il triangolo industriale Torino, Genova, Milano, poi del Visse Padana, comprendendo questa cosa, e che ha assorbito, ha svuotato tutto l'arco alpino e l'osso appenninico, che erano la struttura fondamentale dei sistemi valdivi, che erano poi le loro città nel fondovalle, come avamposto di un sistema socio-economico, territoriale, identitario, complesso, eccetera. Quindi questo ha fatto il compimento del modello fordista in Italia. È un po' in ritardo ovviamente rispetto a ciò che è avvenuto in America, ciò che è avvenuto in Europa in generale. Noi tra l'altro abbiamo avuto una migrazione verso la città fabbrica molto locale in quegli anni, perché abbiamo avuto prima a Torino Fiat l'immigrazione dei cosiddetti barocchi piemontesi, cioè delle valli piemontesi, poi delle valli venete e infine dal sud, ma dal sud italiano sostanzialmente, mentre in Europa in quegli anni veniva i turchi, un processo molto più vasto di mobilitazione di energie dal sud verso il nord. Il titolo di stasera: dalla città fabbrica alla pianeta degli islami nei Paesi. Allora, che cos'è questa città fabbrica? Provo a dirlo rapidamente. La città fabbrica è sostanzialmente due cose: un processo di trasformazione socio-produttiva e un processo di trasformazione culturale della coscienza di classe. Quindi noi ci siamo mossi in quegli anni lavorando su questi due aspetti, cioè sulla composizione politica della classe operaia e prima naturalmente analizzando la trasformazione del capitale. E i nostri studi allora, e questo è il libro che si chiama Città Fabbrica, che io scrissi con altri autori al Politecnico di Milano, ma è preceduto da un lavoro molto lungo che parte da Torino. Parte da Torino con Romano Alquati, il quale nel libro sulla Fiat e altri scritti coniò questo termine città fabbrica, e che io e altri riprendemmo subito in termini di organizzazione politica. Però prima devo dire in cosa consisteva questa teorizzazione della città fabbrica. Era un'idea di lettura del territorio metropolitano, che fino allora era stata una lettura delle grandi capitali, cioè per metropoli si intendeva Parigi, Londra. Certo, a Parigi c'erano 100.000 operai che si occupavano di Versailles, ma insomma, però non era quello l'epicentro della connotazione della metropoli, che era un'altra cosa più complessa, eccetera. Il compimento del fordismo, cioè dell'organizzazione tailoristica del lavoro applicata alla società, produce un evento nuovo, cioè la trasformazione di un'intera regione, intera, come chiamiamo oggi, bioregione, che voleva dire Torino, il Piemonte, la Lombardia, eccetera, che era molto complicato.
complessa e che era molto legata ad un sistema molto policentrico, equilibrato, cioè pianura, collina, montagna. Pensate che nel Novecento l'85% della popolazione viveva o in campagna o in piccoli centri legati all'agricoltura, che costituivano la base urbana di un sistema profondamente agricolo con delle attività industriali che però avevano questa proporzione di collocazione della popolazione. Nel giro di un certo numero di anni, dai primi del Novecento agli anni 50, questo rapporto si trasforma completamente, cioè il compimento del sistema della grande fabbrica, dell'ordine territoriale del fordismo, produce un grande esodo. Un grande esodo che, come ho detto prima, dalle montagne delle Alpi piemontesi, poi dal Veneto, poi dal Sud, cioè produce questa trasformazione del territorio italiano da un territorio complesso con delle proporzioni tra città, campagna, relazioni produttive tra città e campagna, a una desertificazione di tutto il territorio nazionale in funzione di pochi poli produttivi che prima appunto sono il triangolo industriale, poi l'Ulisse Padana con Marghera, eccetera. Insomma, viene costruito un modello che territorialmente, urbanamente, stravolge l'intero assetto delle relazioni tra territorio, ambiente e società in Italia. Questo in pochi anni, cioè a differenza di processi più lunghi in Inghilterra, in America, eccetera, l'accelerazione conta poi nel creare contraddizioni, ovviamente, perché questo. Qual è il problema, diciamo, socio-territoriale di questa costruzione? È quello di trasformare. Prendiamo la chimica, per esempio, e voi pensate a cosa vuol dire negli anni 50, 60, ma fino agli anni 70 trasformare un pastore di Orgosolo, un pescatore della laguna di Venezia e un contadino di Gela in tre operai chimici che producono le stesse cose, lavorano su tre turni di fabbrica, vivono nelle case popolari e mangiano salame nelle bustine di plastica. Cioè questo è un evento che non riguarda la produzione, riguarda il piegare a questo sistema di produzione dei modi di vita, dei sistemi territoriali, eccetera, ad un unico sistema socio-produttivo, cioè produttivo e poi sociale, perché questi qui devono lavorare su tre turni. Ora, a Orgoso non si viveva su tre turni, a Gela non si viveva su tre turni, a Venezia non si viveva. Allora, uno deve trasformare in tre fabbriche chimiche dell'Anis, della Montedison, eccetera, questi disgraziati, e quindi è stato un gigantesco e fior di sociologi, antropologi, eccetera. Mi ricordo quando si è fatto Ottana in Sardegna, che c'è stata una mobilitazione culturale straordinaria per produrre questo evento di trasformazione di questi pastori in operai chimici, in questa figura astratta che doveva vivere in modo uguale a quelli di Gela, ai contadini di Gela e ai pescatori della laguna di Marghera. E quindi questo è stato un evento, diciamo, che ha fatto tabula rasa della cultura dei luoghi, degli stili di vita, dell'abitare, del produrre, della ricchezza delle lingue anche, perché l'Italia non ha dei dialetti, ha delle lingue riconosciute dall'Unione Europea, da tanti
studi, sono lingue, non sono dialetti, che derivano da una storia delle regioni italiane che è molto diversa da quella della Francia, dall'Inghilterra, eccetera. Quindi siamo di fronte a delle culture che sono state, diciamo, tendenzialmente smantellate in funzione di questa idea di omologazione e di traduzione del cittadino urbano in un'appendice della fabbrica fordista. Questa è stata la città, perché abbiamo usato questo termine, la città fabbrica, prima Alquati, poi io, poi altri, insomma, perché la dominanza dell'idea di città che veniva fuori allora da questo compimento del modello fordista era l'idea di un territorio strettamente funzionale all'ordine fordista, che prevedeva la scomposizione del lavoro in fabbrica fino alla parcellizzazione delle singole mansioni, la catena di montaggio, cioè la distruzione di qualunque sapere operaio e la sua traduzione in una dipendenza totale dal macchinario attraverso mansioni semplificate, quello che abbiamo chiamato tutti l'operaio massa, e il suo corrispettivo territoriale che era il compiersi di questo modello sul territorio, che era la distruzione della città storica e il compiersi di questo modello attraverso l'organizzazione di macrofunzioni sul territorio ottimizzate una per una singolarmente. Cioè, allora in fabbrica si ottimizzavano i tempi e metodi del lavoro, no? La catena di montaggio, l'operaio che doveva fare una mansione veniva misurato nella velocità, nei tempi e metodi di quella mansione, quindi tutto veniva scomposto in singole mansioni lavorative. E nel territorio succedeva la stessa cosa, cioè la proiezione di questo ordine della fabbrica fordista sul territorio era una città mezzo di produzione sociale della fabbrica fordista, cioè il territorio nelle sue specificità culturali, come dicevo prima, cioè dei paesi, delle valli, delle culture, eccetera, veniva tendenzialmente negato, anzi combattuto, per poter produrre delle monofunzioni sul territorio, i grandi quartieri dormitorio, i grandi trasporti pendolari, i grandi territori dei guasir, delle vacanze, eccetera, tutto veniva scomposto e ottimizzato secondo criteri monofunzionali. Pensate all'existence minimum dell'alloggio studiato fin dal Bauhaus, per fini sociali, ma poi tradottosi nei grandi quartieri dormitorio delle periferie di Torino, di Milano, di Marghera, eccetera. Cioè, io vivevo allora a Torino, negli anni, fino agli anni 70, fino ai primi anni 70, e la cosa straordinaria è che questo modello concentrativo, di modello, diciamo, centro-periferico delle regioni, in cui tutta la regione confluiva, svuotate le montagne, svuotate le colline, svuotato tutto, confluiva in questa cosiddetta città fabbrica, cosa succedeva? Che tutto il ciclo produttivo, ad esempio della Fiat, cosa straordinaria, si svolgeva nel raggio di 50 km. Cioè tutto il ciclo mondiale della Fiat si svolgeva in 50 km. Cioè, la città fabbrica di Torino iniziava a Grugliasco con le fonderie, cioè dove i minerali venivano trattati come metalli, eccetera, fino poi alle fonderie del Boule de Fume, delle fonderie di Barriera Milano di Torino, poi ai due grandi stabilimenti di Mirafiori e di Rivalta, dove avveniva tutti i processi delle grandi presse, cioè della costruzione delle lamiere, poi il montaggio, la costruzione dei motori, il montaggio motori, il montaggio delle carrozzerie. Io quando ho visitato la Fiat nel 60, primi
prima del 68, se non avevo fatto entrare con la delegazione sindacale, era uno spettacolo, una bolla gigantesca, cioè perché c'erano queste grandi presse in cui arrivavano giù queste lamiere con dei, un rumore terrificante, poi c'era questo montaggio motori, poi le carrozzerie dove c'erano queste catene di montaggio e con ritmi frenetici di lavoro, cioè era una situazione che poi chi di voi sa cosa è successo, insomma, conosce la tragedia anche della forma, del tempi, delle cose di questa dimensione del lavoro espropriato in cui l'operaio Mazza, cioè scambiava salario con fatica fisica, appunto, non aveva più nessuna relazione col lavoro, di qui nasce tutta la nostra teoria operista del rifiuto del lavoro, perché era una schifezza, cioè qui non c'è più niente cioè non c'era più possibilità di dire lavoriamo in modo diverso, bisognava solo rifiutarlo. Le Corbusier un po' l'aveva anticipata questa cosa pensando all'Europa, quando aveva inventato la machine habité, che non era altro che il proseguimento sul territorio della machine à produire, cioè della costruzione della città fabbrica, appunto, cioè di subordinare il concetto di dominio del sistema produttivo fordista e trasformarlo e compierlo nelle quattro sezioni della giornata lavorativa, ricordate che vi è fatto questa articolazione, lavorare, produrre, cioè trasportarsi. Insomma, questa giornata lavorativa che si razionalizza ognuna per le sue parti. Quindi, questo sogno di razionalità del sistema produttivo vive dentro questo progetto già Le Corbusieriano, che io ritengo Le Corbusier un grande artista, però poverino era un grande artista, c'è poco da fare. Stato a Marsiglia a vivere nella sua, proprio recentemente a vivere nel suo appartamento di Marsiglia nell'unità di abitazione, mi emoziona sempre perché è un grande artista, però purtroppo culturalmente ci ha lasciato questo compimento della società industriale in questa teorizzazione così. Ecco, dunque, volevo ancora dire, allora c'è questa città fabbrica che abbiamo studiato come diciamo uso capitalistico allora del territorio che ha trasformato l'idea di città e di metropoli da cui venivamo, cioè New York, Parigi, Londra, dalla metropoli ottocentesca, in una appunto città fabbrica, cioè in una subordinazione di tutte le strutture urbane a questa razionalità del dominio del sistema produttivo. Cioè quindi l'omologazione che ha portato sul territorio un'omologazione dei consumi, cioè del modo di vita, degli stili di vita, degli stili di architettura, di vita, delle periferie, eccetera, eccetera. E ha costruito questa macchina da guerra di distruzione del territorio e delle culture locali. Dall'altra parte, città fabbrica, dai processi di ricercazione promossi dal gruppo di Arquati, allora ai nostri gruppi è nato per esempio a Torino un gruppo che si chiamava Città Fabbrica e che veniva da classe operaria e che abbiamo gestito con i compagni di classe operaria, compreso Arquati, e che si chiamava Città Fabbrica, però era una diversa, cioè di aveva una connotazione diversa, cioè di lavorare all'interno di questo dominio a costruire costruire la rivolta operaria non solo in fabbrica ma anche sul territorio. E quindi noi siamo partiti da questo, cioè dal tentare di collegare
il rapporto di lavoro, quindi le lotte sulla fabbrica, con le lotte urbane. Ricordo che allora per lotte urbane si intendevano cose separate, molto separate. I sociologi parlavano di altre cose, non erano le lotte sulla casa, sui servizi. Noi abbiamo cercato di interpretare, appunto a partire da questa idea della città fabbrica, di interpretare le lotte territoriali come lotte che si inserivano e accrescevano la costruzione dell'autonomia operaria sul territorio, in due fasi, diciamo, sostanzialmente. La prima fase, quella in cui noi come gruppo Città Fabbrica, per esempio di Torino, che era nato alla Facoltà di Architettura negli anni 64-65, dentro al gruppo di classe operaia, lavoravamo in Galleria di Nizza, al Michelino, cioè lavoravamo nei quartieri operai più rilevanti dove era andata ad abitare questo popolo del sud che aveva costituito queste periferie operaie, che lavorava a Mirafiori e a Ribalta. E quindi cercavamo di vedere queste situazioni di disagio, perché questa gente faceva delle lotte che erano lotte per dire che non ce la facevano col salario operaio a pagare appunto il salame, la bustina di plastica, l'affitto della casa, eccetera. Quindi erano lotte radicali, l'affitto non si paga, la casa si prende, poi accompagnate da assalti ai supermercati, da tanti episodi, cioè la gente non tornava più, erano espropriati di tutto, venivano dal sud dove avevano una piccola comunità anche assistenziale di mutuo soccorso, avevano l'economia agricola di riferimento, arrivano qui nudi e crudi, si ritrovano a dover pagare un affitto, a dover comprare tutto sul mercato, l'assistenza, la salute, il salame, il cibo, la verdura. Ricordo che la Falchera a Torino, quando Astengo costruisce quel bellissimo progetto della Falchera, poi in realtà nelle vasche da bagno che lui aveva messo negli appartamenti c'erano i polli e si coltivavano la verdura, ci hanno messo la terra al fondo della... Ma perché? Perché non ce la facevano più. E di qui il crollo poi del modello fordista, perché il modello fordista crolla perché tutto questo popolo importato al sud crolla sul territorio, cioè sulla riproduzione della forza lavoro che non ce la fa. E quindi noi cominciamo a leggere tutte queste lotte come lotte sul salario indiretto, cioè come pressione sul salario, non sul salario della contrattazione aziendale, ma sul salario sociale, cioè come produzione di servizi, di scuole, di case, di trasporti gratuiti, e quindi la casa non si paga, il trasporto non si paga, via via tutto questo contorno che poi fa andare in crisi tutto il modello. Quindi per noi in primo luogo il territorio è questa espansione della lotta operaia nei quartieri operai che comincia a mettere in discussione tutti gli elementi sociali della riproduzione della forza lavoro. L'altro grande aspetto di studi che trovate in questo dimenticato libro Metropoli, lotta operaia, che abbiamo fatto con i primi computer con gli aghi per studiare tutto il modello di diffusione delle lotte, era uno studio sul modo di uso di classe del territorio, che allora in primo luogo era un uso di socializzazione delle lotte, cioè di comunicazione, di passaggio dalla grande fabbrica alle boite, alle piccole imprese, e di come il territorio, cioè le relazioni operaie di vita nei quartieri, veniva utilizzato per costruire queste reti sociali. Quindi abbiamo cominciato a studiare questa cosa primitiva, diciamo, nell'uso di classe del territorio, che era la autogestione delle lotte a partire dal territorio, cioè quindi
la fabbrica non era più l'unico punto di organizzazione della lotta, cioè il reparto e quindi il fermare la catena di montaggio, eccetera, ma era un processo sapiente di uso di tutta la comunicazione territoriale per diffondere, organizzare, omogeneizzare gli obiettivi di lotta. Tutto ciò avviene spontaneamente, il sindacato non gestiva nulla, questi studi rivelano un'autonomia straordinaria di questa composizione operaia nella periferia di Torino, dove tutto ciò si organizzava. Quindi abbiamo studiato, direi scientificamente, tutti i modelli di propagazione delle lotte, cercando di relazionarli al perché avvenivano, per esempio, in un certo quartiere. E qui vedete in questo libro tutti questi pallini che vi fanno vedere in ogni quartiere come si diffonde. Cioè, questi pallini non sono pallini di fabbrica, sono pallini di intensità con certi parametri di tutte le lotte in ogni quartiere della metropoli, diciamo, torinese. E questi studi ci insegnavano come diciamo, veniva usato il territorio. Questo era il primo livello. Il secondo livello, poi, come nella ristrutturazione produttiva, vabbè, di questo ormai è troppo tardi per parlarne, c'è un altro livello di uso di classe, che è quello poi della ricomposizione dell'autonomia operaria sul territorio, quando questo modello del fordismo va in crisi e iniziano tutti i processi di decentramento produttivo, sia a livello mondiale sia a livello territoriale regionale. Sono questi due livelli che in contemporanea succedono negli anni 70. Cioè, di fronte a questo crollo della variabile salariale come possibilità di contenerla, e quindi manda in crisi, questa variabile salariale deriva dal territorio, deriva dall'impossibilità della riproduzione sociale del lavoro. No, perché non ce la facciamo più. E quindi questo mette in crisi tutto il modello. E il decentramento produttivo avviene su due livelli, quello mondiale, per questo ciclo che era nel 50 km di Torino, diventa mondiale, Togliatti, il Brasile, eccetera, cioè si disfa, grazie all'informatica. La catena di montaggio viene sostituita da un sistema tutto informatico di comando sul lavoro, e quindi l'isola di montaggio, che è una cosa che io poi, anni dopo la prima visita, ho ripetuto sempre con un tuffo angolo del sindacato, che ho visto queste isole di montaggio, un paesaggio impressionante, cioè tutto c'è questa scocca che arriva dall'alto e poi a un certo punto ha una specie di coito con la base di sotto, tutta una cosa con saldatura automatica, cioè, ci sono dei tecnici che sono tutti bianchi, tutti di bianco, cioè un paesaggio completamente mutato, con riduzione ovviamente di forza lavoro, processi di espulsione, eccetera, eccetera, in cui, diciamo, si passa da un comando diretto del capo reparto, che ogni tanto spariva sotto una presa, c'è queste grandi presa. E poi invece lì questa rarefazione incredibile del comando, che attraverso l'informatica diventa globale, sparisce lo stoccaggio, sparisce la palazzina di Corso Marconi, in cui in Valletta si vedeva la sua sala, mio babbo mi portava da piccolo a vedere la sua stanza dove c'era la luce accesa fino alle 2 di notte, e cioè il comando visibile, l'uomo, il caporeparto, che appunto ogni tanto venivano sparire. Ma vabbè, ma c'era questa materialità del comando, poi sparisce tutto ciò, sparisce il comando fisico, e quindi spariscono gli stoccaggi, sparisce l'IFI Fiat, non si sa più dov'è, è a Bruxelles, il computer che comanda tutto questo processo è il punto determinato dell'Europa, cioè è l'esempio dell'allontanamento del sistema decisionale che viviamo ancora adesso in termini
esasperati, se nessuno sa più niente dei sistemi di comando globali del capitale finanziario, eccetera. Ma allora già in quegli anni 70 si buttano le basi in reazione alla lotta operaia, a questa ingestibilità di quel modello di fabbrica di territorio. Allora, il territorio esplode attraverso una forma di comando che è sempre più spaziale, cioè che sottrae la decisione al territorio. Tutto sommato questa Fiat di Torino degli anni 70 si ha un po' di nostalgia, perché era un paesino, insomma, dove tutti lottavano, si capivano, si potevano controllare, il caporeparto veniva massacrato. Dopo non si capisce più niente, non si sa più da dove arriva la decisione. Cioè la decisione è sottratta alla vita del lavoratore, nessuno sa più per chi lavora, perché questo sistema globale che si costruisce allora di reti telematiche, informatiche, eccetera, eccetera, è un sistema in cui è difficile capire il sistema di comando. Poi c'è tutto un capitolo di ristrutturazione produttiva territoriale, ma penso che devo fermarmi e ne parliamo un'altra volta. Però ecco, volevo insistere sul fatto che c'è stata allora questa doppia lavoro di ricerca, azione, di con ricerca, come la chiamava Alquati, con ricerca a partire da Danilo Montaldi, lui stesso, eccetera, che voleva dire che la con ricerca è una ricerca in cui il ricercatore trasforma anche se stesso a partire da questo rapporto diretto con la società, in quel caso con la società operaia, che ha dato l'avvio a questa città fabbrica vista da noi, dagli operai, dalla contestazione di questo sistema. E che ha prodotto questa analisi, ma anche aiutato la crescita di lotte, di contestazioni. Intanto grazie per l'invito, grazie a Tiziano, grazie alla Calusca per l'accoglienza e a voi per la pazienza che avrete nell'ascoltarmi in questa tarda. Proverò a essere veloce, non so bene perché adesso io, non essendo né un urbanista né un territorialista né un architetto, sono, come ha detto Tiziano, di formazione un filosofo politico, non sarei immediatamente autorizzato a trattare di questi temi, e tuttavia quello che ho pensato di proporvi erano alcuni appunti di carattere metodologico, come effettivamente diceva Tiziano all'inizio, che partono proprio dalle vicende che Alberto ha raccontato qualche minuto fa, in particolare da quel volume La città fabbrica e poi dai quaderni del territorio, per provarvi a dire che cosa dal mio punto di vista continua e utile come materiale di lavoro. Ripeto, il mio approccio è più di carattere filosofico-politico, ma insomma, per provare a pensare come dire, un intervento critico nei territori contemporanei di quella stagione lì, e per proporvi questo, e forse vi proporrei anche qualche appunto critico su alcune nuance del discorso che Magnaghi ha fatto. Allora, su questo schema generale penso che vada fatta valere una doppia necessità del metodo, che deve tanto alla tradizione, come vi dirò fra un po', di cui Alberto ci ha parlato. Cioè, da una parte dobbiamo descrivere, penso, con il massimo disincanto possibile i territori urbanizzati contemporanei. Come sapete, ormai la stragrande maggioranza, quasi totalità della popolazione è inurbata, è la loro genealogia. E in questo in realtà è estremamente utile un riferimento, se mi permettete, appunto filosofico, alla tradizione del pensiero negativo che veniva citato in introduzione sulla metropoli, da Nietzsche a Weber, poi Simmel, Zombart, Krakauer, e per certi versi ovviamente persino Benjamin, che è tutto fuorché
il profeta della passeggiata, del ricordo, dei piccoli oggetti che alcuni osceni studi contemporanei vi propongono, ma invece era uno che pensava essenzialmente a qualificare in termini di conflitto di classe le grandi riforme urbane ottocentesche dalla Parigi del barone Haussmann in avanti. Ora, il lavoro di questi autori, questo primo strato, secondo me vale come un dato archeologico da cui partire per analizzare la realtà contemporanea. Perché? Perché questi autori, penso, individuano una tendenza che non ha in realtà cessato di lavorare. Qual è? Prendiamo ad esempio Simmel. Che cosa dice Simmel sulla metropoli, in tre parole? La metropoli è vita nervosa, Nervenleben, vita agitata dell'intelletto che progetta e desidera, che esige grandi spazi liberi per pensare e produrre. È estensione delle potenze tecnico-economiche-finanziarie, che non conoscono limiti né confini, perché sono immateriali. Cioè, sono esattamente le cose che poi in realtà Alberto vi raccontava, cioè se la tiriamo via dalla poetica del filosofo trovate la realtà brutale di cui Alberto vi parlava. E però perciò la metropoli è costituzionalmente resistente al suo frazionamento interno, cioè da una parte, se è troppo frazionata, cessa di esistere e di funzionare, entra in una specie di regressione entropica, e d'altra parte questa pulsione desiderante, intelligente, progettante, non è liscia, ma è sempre incarnata, sempre soggettivata in interessi contrastanti e antagonistici che richiedono un'organizzazione, una messa in forma. Quindi è un oggetto contraddittorio. Ora, questa natura della metropoli industriale mi pare che continui a funzionare in realtà nei nostri territori. Si tratta di una condizione che aveva riassunto con delle parole stupende che vorrei restituirvi stasera, visto che purtroppo non è qui con noi, Jairo Daghini, in uno dei seminari che avevamo organizzato assieme a Tiziana, peraltro con Euronomade, su questi temi. Diceva Jairo: discutere di metropoli significa parlare di qualcosa che si dissolve mentre va costruendosi, perché è sottoposto all'aggressione specifica della razionalizzazione capitalistica. La metropoli, come anche i nostri territori contemporanei, perciò, secondo Jairo, la possiamo afferrare solo in dissolvenza, come immagine mentale, prima che come realtà fisica. Sono parole molto belle che Jairo ha usato, molto intelligenti e peraltro piantate in una tradizione di studi che è molto meno anodina e strana di quello che possa, è molto più diffusa di quello che possa sembrare. Prendete un classico qualsiasi della storia dell'architettura, anche italiana, anche il famoso testo di Rossi sulla città, non è altro che un ragionamento sulla città come ricordo, come sogno. Prendete le città invisibili di Calvino, stessa storia, insomma. Allora, perché però mi interessa questa espressione di Jairo? Perché in realtà Jairo, su questa base così disincantata, così fredda, così appunto da pensiero negativo, apre la finestra della tendenza e ci suggeriva in quei seminari e ci invitava a pensare alla metropoli sempre insieme come spazio del governo finanziario e tuttavia anche come arcipelago di singolarità produttive. Così come non c'è città fabbrica senza classe operaia e non c'è classe operaia senza città fabbrica, non c'è metropoli o territorio post-metropolitano senza moltitudine e viceversa, non c'è moltitudine senza metropoli. Ad Atene, per intenderci, nella città classica, quella che tutti rimpiangiamo, nella polis, la folla dei barbari era vietata. Insomma, la questione urbana è sempre, dal mio punto di vista, tanto oggettiva quanto soggettiva. Ci dà sempre da un lato il diagramma del potere, la cattura del valore, i limiti, le barriere alle libertà civiche, lo sfruttamento, la distruzione, e però dentro a questo il dispositivo di soggettivazione. In questi territori noi viviamo la rottura, e quindi in questi territori possiamo praticare rotture dei limiti, critiche del codice, rifiuto della norma neoliberista. Penso che da qui la ricerca debba partire, che su questa base vada fatto funzionare il pensiero o il punto di vista della tendenza. Allora, ecco, questa a me sembra la lezione che era contenuta in quelle ricerche.
Andiamo per ordine. La città fabbrica, il libro che Magnaghi vi ha mostrato, c'erano le cose che vi ha raccontato. Dal mio punto di vista, quello che è straordinario in quel libro e che è ancora attualissimo è questo, che in quelle pagine le evoluzioni delle figure del ciclo capitalistico e della composizione della classe operaia proposte dal primo operaismo venivano completamente assunte e in qualche misura svolte in una forse implicita e non pienamente, diciamo, assunta eppure presente teoria della differenza tra città fordista e territori postindustriali. Insomma, loro stavano guardando un passaggio oltre la città fabbrica e anche se non, come dire, il titolo del volume è La città fabbrica, quindi anche se non era assunto esplicitamente, avevano intuito che quel territorio stava diventando un'altra cosa. La città fabbrica era lì, certo, bene individuata come risposta capitalistica a un ciclo politico che immaginava lo spazio urbano come una macchina innervata dalla poderosa socializzazione dei rapporti di produzione che la classe operaia andava imponendo sul ciclo del capitale. Insomma, era un modo architettonico politico di pensare lo spazio come spazio di relazione pienamente collettivo e socializzato. Basta sfogliare un catalogo di architettura modernista o razionalista del periodo e vedete ballatoi, quartieri collettivi, questo vedete. E però loro intuivano che questo processo attorno al ciclo di lotte che si terminerà nel 68-69 si era completato e che gli elementi di equilibrio del ciclo capitalistico non tenevano più, come dimostrava l'esplosione territoriale della metropoli fordista in forme produttive molecolari non più massificate né seriali. Ci sono delle pagine che, se guardate la data di pubblicazione del libro, sono francamente sconvolgenti per la loro attualità. Vi cito tre righe. Più si sviluppa il livello pagina 53. Più si sviluppa il livello metropolitano, più la definizione della sua struttura produttiva si configura come punto di intersezione di cicli complessi entro cui tende a collocarsi la logica distributiva e organizzativa delle piccole e medie imprese. Sembra un saggio sul nord-est italiano degli anni 80-90, invece è un libro di qualche decennio prima. Insomma, quando dentro al dibattito operaista si dice la fabbrica ha rotto i suoi cancelli e se stessa sul territorio, quando si parla del passaggio da operaio massa a operaio sociale, eccetera, dal punto di vista degli studi urbani, ecco, trovate l'equivalente, seppure con questa strana, diciamo, intempestività dei termini in quel volume. E questo stesso passaggio è stato poi successivamente scandagliato dalla rivista che è stata citata in apertura, che certamente vi parlo di cose note e care più a voi, note, care anche a me, che siete milanesi, che a me che vengo accanto al pescatore di Gela, dal profondo sud, I quaderni del territorio, che lo stesso Alberto Magnaghi ha diretto. Ora, a me, nei diversi numeri di quella rivista, mi pare che ci siano almeno un paio di elementi che emergono che sono di assoluto interesse e attualità. Il primo, seppure di nuovo in forma embrionale, ci sono tutta una serie di articoli, forse di lettura un po' faticosa perché hanno un carattere militante, quindi sono legati a un'attualità politica immediata del periodo, però che studiano le modalità concrete con una precisione, proprio con la tigna si dice, di quella sorta di partnership pubblico-privato che si andava definendo allora come strumento utile allo sfruttamento dei territori tipico dell'epoca della crisi dello Stato piano e che però per molti versi è ancora attuale. Quando si dice partnership pubblico-privato significa che lo Stato ha cambiato funzione e che non è più quell'area esterne, autonome ai rapporti economici e che quindi permette l'iniziativa democratica e persino progressista, eccetera, un uso dello Stato alternativo, ma è una macchina funzionale a quello stesso sviluppo capitalistico che lo travolge. Insomma, si anticipa dal punto di vista di nuovo degli studi urbani almeno il problema ripensare una critica politica radicale al di là del pubblico e del privato e
della distinzione tra Stato e mercato, che trovate per esempio in un volume celeberrimo del 2011 di Tony Negri e Michael Hart, che si chiama appunto Comune e che ha come sottotitolo esattamente Oltre il pubblico e il privato. La seconda cosa che in quella rivista secondo me è estremamente importante è che la ricomposizione del diagramma di sfruttamento in questa partnership pubblico-privato non è rappresentata, e giustamente, come la semplice lineare estensione o il compimento, diciamo così, su tutto il territorio dei rapporti di produzione propri della grande fabbrica massificata, ma come il prendere forma di una realtà sociale del tutto inedita, il che permetterà, dopo qualche anno, la citazione da un'introduzione a un volume effettivamente più tardi, Alberto Magnaghi di scrivere per esempio questo brano, cito: «La forma della nuova fabbrica è frutto di una interruzione violenta dello sviluppo, dell'irruzione nel sociale di nuovi comportamenti, dunque una forma funzionale ad un'altra fase storica del capitalismo e dei suoi processi di accumulazione e di riproduzione. Questo è il punto. La fabbrica che produce merci soft non costituisce lo sviluppo tecnico del precedente modello socioproduttivo, essa si costituisce entro la crisi del rapporto sociale di produzione della fabbrica tayloristica, già come risposta alla proposizione di rapporti di produzione alternativi modellati in relazione alla rivoluzione silenziosa della forza lavoro degli anni 70 contro il lavoro salariato». Fine della citazione. Insomma, la fabbrica si fa metropoli, la metropoli invade il territorio e si fa fabbrica sociale. Vivere in questo nuovo territorio, dice Magnaghi, è già lavorare. Come vedete, siamo nei primissimi anni Ottanta, quindi fate il conto, il modello post-fordista, tutto il tema, vivere in questo territorio è già lavorare, tutto il tema della biopolitica, dei territori molecolari, dispersivi e perciò non pianificabili, sono compiutamente anticipati. Righe, come vi ha anticipato il rapporto comune metropoli su cui lavorano studi recenti che appunto partono da, dalle pagine del volume di Tony Negri e di Michael Hart che vi ho già citato. Io le cose penso che sul tornante degli anni Ottanta effettivamente questa tradizione si interrompa. Alcuni dicono, eravamo operaisti, poi siamo diventati ecologisti, del resto buona parte delle battaglie ambientali sono state ampiamente anticipate in fabbrica negli anni 60 e 70 e del resto l'inizio dell'intervento di Alberto era di questo tipo: oggi io mi occupo di difendere, l'ho segnato, di combattere l'urbanizzazione del mondo, no? Questa è la frase con cui ha iniziato, no? Io penso che qui non si dà continuità, ma si dà una rottura, e penso che ci sia un motivo, che è un motivo nobile nella sua drammaticità. E dico subito che io non condivido molta parte dei toni della ricerca recente di Alberto Magnaghi. Si dà rottura, secondo me, proprio per l'intensità con la quale quella importante stagione di ricerca politica aveva saputo legare l'intelligenza collettiva e l'esperienza del conflitto. Insomma, ad una fase in cui i rapporti di forza nel conflitto sociopolitico, forse un caso unico nella nostra storia, erano favorevoli ai soggetti antagonisti, succede tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, come sappiamo bene, una ristrutturazione poderosa dei rapporti di dominio capitalistico. E gli episodi di cronaca li conosciamo tutti, come conosciamo tutti la inaudita violenza di Stato attraverso cui quella ristrutturazione è stata ricomposizione è stata ottenuta. Repressioni, stragi, arresti, corruzione, condanne, galera, omicidio, inutile, ci torniamo su. Quello che conta è qui l'argomento che ama molto usare Sergio Bologna, cioè quella lì non è solo una storia intellettuale. La storia delle idee, la storia intellettuale, la capacità di lettura dei processi e le esperienze concrete di conflitto sociale non si possono separare in quelle pagine lì, né nella buona né nella cattiva sorte. E quindi non è strano che il secondo discorso, quello che inizia
insomma, quello attorno al progetto locale che arriva fino agli studi sulla bioregione urbana, funziona, mi pare, poi Magnaghi presente quindi potrà bacchettarmi, correggere e sgridarmi, più o meno così. Il dispositivo di cattura capitalistica del territorio ha vinto, la classe si è risolta in un insieme anonimo di individui, eppure dentro i territori contemporanei vivono forme di solidarietà interlocali, dei legami non gerarchici, insomma delle sacche che possono essere difese e valorizzate come, questa espressione è sua, comunità vaganti autonome sul territorio, villaggi, borghi, rive di fiumi, orti urbani, parchi, bioregioni, eccetera, eccetera. Allora, a parte che la metafora biologica secondo me va soppesata, ma sono tutti spazi nei quali la produzione ridiventa artigiana, i saperi tornano ad essere umanamente condivisi, insomma, quell'operaio chimico può forse tornare a essere il pescatore di Gela. E non voglio neanche banalizzare, perché penso che in questa nuova fase della ricerca, lunga nuova fase della ricerca, ci siano almeno due punti evidentemente di straordinaria importanza. Il primo, la tematica ecologista, che ci interessa inevitabilmente, soprattutto perché organizza la necessità di mantenere condizioni di riproduzione della vita decenti, non morire per l'inquinamento, per la diossina, avere accesso all'acqua pulita, potersi curare, vestire decentemente, mangiare bene, eccetera. Insomma, c'è un terreno di lotta per la riproduzione che è evidentemente fondamentale, che passa da nodi territoriali. E il secondo, che tutte le pubblicazioni, fino alle ultime, sulla bioregione urbana, hanno una scala di ragionamento che è il territorio e hanno uno sguardo che è di tipo reticolare, direi. Cioè, questa cosa coglie bene quella implosione dello zoning, della metropoli industriale su tutto il territorio che era accennata in quei precedenti studi. Quindi il problema per me non sta qui. Il problema è che se da una parte questi livelli sono ovviamente individuati, però poi la discussione si svolge, si viene declinata in una chiave che mi pare prevalentemente locale e comunitaria, legata alla valorizzazione del marginale e del periferico, dei valori identitari e patrimoniali dell'abitare e delle tradizioni culturali. E quando poi si immagina la bioregione urbana, la si immagina dentro un'idea dello sviluppo che la struttura olistica del ragionamento mette magicamente in equilibrio, presentandolo come armonico e autoriproduttivo. Non a caso Magnaghi definisce la bioregione come, cito, insieme di sistemi territoriali locali in equilibrio ecosistemico. E io su queste due caratterizzazioni ho da dire, uno, che la roba che avevo detto all'inizio non è così banale, quando parliamo di queste cose si parla direttamente di politica. Allora, voi conoscete una proposta politica coerente legata alla difesa e valorizzazione del territorio, dell'identità, della comunità? Io ne conosco tante, ma non mi fanno tanta simpatia. E la seconda è che l'impostazione ecosistemica in equilibrio dello sviluppo cancella tutte le frizioni, i conflitti, le contraddizioni che invece sempre si danno in questa cosa che comunque continua a essere sviluppo capitalistico. E peraltro si tratta di una linea di ricerca che appunto mi pare non abbia continuità con la storia operaista e che assomiglia invece ad altre filiazioni che possono anche essere considerate altrettanto nobili e che hanno una storia lunghissima, che si basano sostanzialmente sulla valorizzazione delle forme di vita comunitaria contro lo sviluppo della società industriale, classico che riemerge ad ogni tornante di crisi, almeno da quando Tönnies opponeva alla società Gesellschaft, la comunità corporativa e religiosa di tipo medievale, Gemeinschaft, oppure in tutto il filone, una buona parte del filone del pensiero utopistico, nell'opposizione tra cultura e civilizzazione, e persino in una serie di performance della nuova avanguardia dell'architettura italiana degli anni 70. Sono tutti passaggi che non ho evidentemente il tempo di discutere qui, ma sui quali vi consiglierei la lettura di un bellissimo testo di Luciano Ferrari Bravo, che sono sicuro c'è in archivio, perché è nel primo numero dei quaderni del progetto, rivista animata per un brevissimo periodo da Paolo De Ranello, che
che si chiama Utopia e Progetto. Io su, questa, su questo discorso penso che invece si dovrebbe mettere in valore, e che comunque, piaccia o meno, così come lavorare sulla città fabbrica non era lavorare in un bel giardino, non era lavorare in un inferno, anche oggi l'unica cosa che possiamo fare è lavorare, persino rivendicare, la destrutturazione dell'identità e della comunità, l'eccedenza sullo spazio pubblico, l'apertura del territorio su dimensioni anomiche, enormi, transnazionali, che i territori neoliberali presentano. Perché in questi flussi, e non altrove, che è innervata la dimensione biopolitica contemporanea. Ed è su questo che in effetti si sviluppa la tematica del comune, almeno per come è stata proposta da Tony Legge e Michael Hart, che, ha, che io considero addirittura opposta o molto diversa da quella dei beni comuni. Insomma, io ragionerei più che su comunità e beni comuni, su comune Commonwealth, più che su locale, sulle dimensioni transnazionali dello spazio, più, su, più che sul tema dell'abitare, sulla dimensione della, del nomadismo, dello spostamento, delle migrazioni, più che sulle identità, su, sugli incontri, sui meticciamenti, sulle trasformazioni che bene o male comunque questo nostro mondo comporta. Che cosa significa questo per gli studi urbani? Non lo so. Che cosa significa questo per gli studi di teoria politica? Penso che significhi tornare a discutere di democrazia e forse anche di comunismo. Voilà. Di alcune agglomerazioni di fabbrica in due direttrici in Italia. La prima è quella dell'asse adriatico, per cui un settore tradizionale di pelletteria, calzaturiero e quant'altro, scusatemi la noia delle cose un po' così di economia stretta, diventano settori trainanti per alcune caratteristiche abbastanza singolari. Nuovi sbocchi sul mercato, vi prego di tener conto delle date perché qui ci servono sul serio, organizzazione di unità familiari messe al lavoro, settori artigianali di qualità intermedia e anche di alta qualità che riescono ad avere prezzi competitivi. Questo ingenera un fenomeno urbano di traino immediato su un territorio come quello costiero, che penso sappiamo tutti che l'Italia non è il territorio del sempre abitato. L'abitare le coste è un fenomeno tutto sommato recente, diventa immediatamente un processo di creazione di forme dell'abitare, no? Che poi si configureranno come una delle forme della città diffusa, una delle forme. L'altra esperienza, un po' più tardiva ma molto più accelerata e molto più intensiva, è quella che coinvolgerà l'area veneta. L'area veneta, a fronte di quali anni? Anche lì individuiamoli, siamo negli anni in cui ad est si sta sgretolando il blocco sovietico, si stanno aprendo nuovi mercati che offrono possibilità di localizzazione a prezzi assolutamente competitivi. Ricordo che fu aperta una linea aerea tra Verona e la Romania proprio perché in quell'area ci si riusciva ad insediare con prezzi, agevolazioni fiscali e quant'altro che assolutamente non avevano pari in Italia, ma insomma l'Italia vive in una maniera abbastanza singolare una esperienza altamente innovativa che in verità si dà su scala più larga, planetaria direi, in maniera turbinosa e senza avere dietro di sé, e qui che il discorso di Alberto diventa prezioso, un patrimonio di piccole e medie città che si configurano come resistenza per un verso, svuotamento museale dall'altro dei centri abitati, se non proprio addirittura come realtà residuali, no, di questo processo di trasformazione. E la residenza non viene più trainata dall'unità produttiva sul territorio, ma viene, inizia ad essere trainata da altri processi di accentramento e di traino, che sono le grandi unità degli ipermercati, delle grandi strutture che chiamano infrastrutturazione. L'infrastruttura non cresce più attorno alla fabbrica, cresce intorno all'ipermercato.
Fenomeno questo tuttora in corso, anche se sappiamo in parte in controtendenza, perché i grandi spazi degli ipermercati, degli ipercenter, sono spazi ormai i cui costi non sono poi più così remunerativi, così passibili, insomma, di creare profitto come lo erano un tempo, proprio per i costi di ricaduta sul territorio medesimo. Questo è un fenomeno se vogliamo più europeo, perché noi possiamo passeggiare per l'orribile iperperiferia parigina, come per quella milanese, come per quella berlinese, e ritroveremo segnali, indicatori, codificazioni, messaggi, materiali proprio di costruzione dell'urbano che si ripetono ovunque, come una sorta di Disneyland che ripresenta all'infinito lo stesso modo di concepire l'insediamento, no? Quindi non siamo mai altrove, siamo sempre piombati in questa sorta di territorio di sospensione, che è un territorio di transito dove si spende un tempo che ormai è complessivamente un tempo vita, in tutte le sue frammentazioni. Non è solo il tempo del consumo, non è più solo il tempo libero, è un insieme di funzioni che si articolano verso nuovi distretti, perché il distretto che descriveva Alberto e anche Marco prima, quel distretto lì ormai è scomparso, scomparso qui, perché quello stesso modello fordista non è cancellato, per esempio, in aree, no, di nuova ed emergente industrializzazione, come ad esempio la Cina, dove è proprio, come dire, il basso costo della forza lavoro che permette di impiegare in maniera come dire, più proficua modelli da noi di produzione assolutamente obsoleti. La seconda questione, sempre tecno-economica, poi la finisco, riguarda il salto, la svolta tecnologica, perché da un lato abbiamo parlato di un mondo che viene meno e apre nuovi mercati, di un fallimento di un modello centralista statuale come quello dell'URSS, tutto sommato fondato appunto sul modello fordista, e dall'altra parte però nella Silicon Valley, proprio in quegli anni, c'è la svolta dei microprocessori che, applicati ai modelli produttivi, danno luogo alla robotizzazione del processo lavorativo, che insieme però al toyotismo, che cosa chiedono al nuovo lavoratore sorvegliante tecnico? La messa al lavoro di due cose fondamentali: certo delle sue competenze e dei suoi saperi, che devono, come dire, entrare nell'ingranaggio del miglioramento della produzione stessa, ma che hanno un'immediata ricaduta nelle isole di montaggio, se non sbaglio funzionava così, sugli stessi compagni della squadra. Il mio miglioramento apportato al processo produttivo richiede il tuo miglioramento da apportare al processo produttivo, al fine di dare un rendimento di tipo aziendale ottimale. Coniugato anche questo modello a un'idea del vivere, dell'abitare, della spazialità ancora più segregato, ancora più stringente. Parliamo appunto di toyotismo, ma noi sappiamo che la concezione della spazialità proprio in quelle aree connessa alle unità di produzione prevedeva un tutto unico. Si viveva all'interno della Toyota non solo per produrre, ma per vivere, mangiare, ad abitare, fare ginnastica, riposarsi, avere anche la sala di sfogo contro il padrone, con tanto di manichino che veniva preso a pugni dal lavoratore nel suo quarto d'ora di riposo. Dico questo perché? Perché quei processi produttivi già oggi sono ancora una volta largamente superati, non solo da un balzo tecnologico che è quello della informatizzazione, non solo e non più del ciclo produttivo in senso stretto, ma delle conoscenze e dei saperi, e che però questo ha una ricaduta su scala planetaria proprio sulla distruzione di forme e modi dell'abitare, che pongono al centro la questione ben indagata da Mike Davis, che è la questione proprio dell'espulsione di masse sempre crescenti di popolazione da terre diverse, terre e territori diverse. Terre che vengono appunto, come indicava Alberto in apertura, sempre più sottratte alle collettività, terre che però vengono anche inquinate, terre che vengono anche rese
assolutamente non più utilizzabili, terre che vengono desertificate perché processi di monocoltura industriale nel lungo periodo, come sappiamo, non possono che distruggere completamente l'humus e i suoli medesimi, ma che si accompagnano a processi progressivi anche di impoverimento di vecchie strutture artigianali, di vecchi meccanismi di messa in comune di piccole forme di solidarietà e di produzione, che generano quindi progressivamente pressioni migratorie. Verso dove? Se noi parliamo di città diffusa nei termini che ho detto prima, abbiamo capito, no? Laddove pian piano si iniziavano ad aggregare processi produttivi che, se oggi andassimo a visitarli, sono anche qui il deserto dei Tartari. Ma in realtà, come quelle nordamericane e latinoamericane, che quelle sono quelle più indagate da Mike Davis, che come sapete è per lo più un sociologo che ha il buon gusto di lavorare in equipe raccogliendo dati, mettendoli a significazione, e che ha però avuto come piano di analisi città molto distanti da noi. Città come Los Angeles non sono nate né cresciute intorno a un centro storico, sono città che nascono e si sviluppano lungo gli assi della grande viabilità sul modello dell'auto, quindi già nascono con una idea del tutto diversa, per dire, semplicemente del camminare. Uno non gira per Los Angeles se non ha un'auto grazie alla quale può andare da un'area all'altra. Ma la questione, a mio avviso, più interessante posta da lui non è tanto quella di guardare queste configurazioni che via via diventano sempre più grandi, più ingestibili e difficili per quanto concerne i servizi, ma è l'attenzione alle periferie, che vanno esplodendo in zone, soprattutto del centro del Latino America, ma direi anche dell'Asia e dell'Africa, per quanto ne è la mia piccola esperienza di viaggio, e che sono oggi la città. Cioè, nel bene e nel male, il problema è dover fare i conti con la questione delle periferie al plurale, e che lì c'è la città, cioè la città, se vogliamo ancora usare anch'io con molta precauzione questo termine. Certo, le città ci sono e continueranno ad esserci, ma se io voglio interrogare la condizione del vivere odierno, devo dirmi sono le periferie, che non sono più le periferie degli anni 50, 60 e anche 70, ma sono realtà in cui l'abitare stesso è precarizzato. Non è certo, cambia, è cangiante, si meticcia, e spesso crescono ormai in quella liquidazione che sono i piani urbanistici, che sono stati di fatto abbandonati. Perché? Perché si preferisce, qui vi torna utile davvero il vecchio Lefebvre, un processo di colonizzazione dei territori assolutamente caotico, che faccia da contenitore sociale nei momenti in cui non si sa dove collocare, no? Un eccesso di massa migratoria, un eccesso di precariato, un eccesso di sacche di disoccupazione, un eccesso di gioventù che non sappiamo se mandarla chissà dove. Queste periferie hanno però, a mio avviso, continuato a mantenere un pregio, che in questa transitorietà, in questa precarizzazione, continuano a produrre socialità. Io di questo sono profondamente convinta, mi sbaglierò. Come sono convinta anche dalla piccola esperienza che posso avere di città altre, asiatiche per lo più, si riesce a costruire anche forme di reciprocità e relazione anche in spazi apparentemente e realmente e materialmente degradati. Perché è una modalità non solo di resistenza, ma di un agire di micropolitiche, direbbe Félix Guattari, che è un personaggio che, insomma, forse in questa fase ultima del ragionare ci torna utile, in cui la questione ecologica, sulla quale voglio tornare perché anche con Alberto abbiamo avuto modo di rifletterci da più riprese assieme, non è tanto la questione della natura in città, del verde che ritorna, del ripristino di condizioni di migliore respirabilità. L'ecologia non è questo, questa è decorazione. L'ecologia è una condizione sociale, in primo luogo, che chiede, mette in gioco, e lo chiede proprio nelle aree in cui più si declina la vita attualmente,
dispendere forme di riorganizzazione materiale, mentale, direbbe Gattari, di soggettivazione, e io direi anche ambientale, proprio in quell'idea che l'ambiente è proprio quella condizione che noi forgiamo, non da un'esternità, non rievocando una natura che non c'è più, ma richiamando condizioni non di un naturale perduto, ma di un naturale come oggi, possiamo riattivarlo in condizioni in cui la cementificazione vuol dire essenzialmente estromissione da uno spazio, perché quello spazio ha barriere, ha cemento, ha muri, ci esclude. Adesso poi qui sono i miei studenti, mi perdoneranno, ma sappiamo che da quel poco che stiamo ragionando su alcuni territori anche della cosiddetta periferia milanese, questo non si nota subito. Qual è la viabilità? Che cosa esclude? Che cosa impedisce? Dov'è il dentro? Dov'è il fuori? Allora il mio problema non è abbellire, credo che la domanda sociale non consista in quello, ma consista, e questo invece io credo che c'è nella bioregione, proprio in una riattivazione di condizioni di socialità che possono dare soddisfazione a bisogni che sono bisogni esistenziali in tutta la loro articolazione. Io credo che forse qui il fraintendimento, se mi posso permettere, che spesso incorre riguardo alla lettura degli ultimi testi di Alberto, riguarda più, ne abbiamo avuto modo di discutere, certo apparato filosofico che rimanda a una idea e un'evocazione di luogo metafisico che ha meno a che vedere invece con la tradizione di un'ecologia politica che a me personalmente è più cara. Io finirei qui, se no deportiamo fuori misura. Prego.